Anche a Trani, nella cornice del Parco delle Tufare, si è tenuta la giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico, un evento ideato nel 2005 con l'obiettivo di dedicare a chi lavora a maglia uncinetto una giornata speciale per entrare in contatto con altri appassionati e portare il lavoro a maglia fuori casa e nei luoghi pubblici. Protagoniste di questa giornata le volontarie dell'Associazione I Folletti Laboriosi. Dell'attività di questa associazione, della giornata in particolare, ne abbiamo parlato con la responsabile pugliese Angela Maria Contento. Questa giornata è una giornata mondiale dedicata al lavoro a maglia in pubblico. È una giornata ideata dall'END per invitare tutti coloro che hanno lobby del lavoro manuale a lasciare i confini del proprio domicilio e riunirsi in parchi o in luoghi all'aperto con altre persone che condividono questo stesso hobby. Spinge alla socializzazione, spinge a conoscere nuove persone e ad allontanarsi un pochettino dalla solitudine. E questa è un'occasione per allargare i propri confini e condividere un po' di tempo libero insieme. Sì, I Folletti Laboriosi è un'associazione nazionale che è nata a Torino dalle mani della signora Gabriella Coletta, che è la nostra presidente. È nata a livello nazionale, poi nel corso degli anni ci si è organizzate in piccoli distretti, ogni regione ha una propria responsabile e un'organizzazione propria. Noi portiamo dei progetti utilizzando le tecniche della maglia, quindi la tecnica del lavoro a ferri, ad uncinetto ed anche del ricamo e del cucito. E queste tecniche sono utilizzate perché si dà spazio a tutte le volontarie di donare il proprio saper fare, la propria abilità. E noi come associazione siamo nate con la finalità di essere vicini ai più deboli, alle persone sofferenti. In questo momento ci sono tantissimi progetti in corso. Realizziamo ad esempio dei cappellini per bambini prematuri che hanno una circonferenza del cranio piccola, per cui in commercio non si trovano cappellini di 10 cm di diametro, e quindi noi realizziamo questi manufatti che servono molto per la crescita del bambino prematuro. Abbiamo realizzato dei chemio cups per donne che sono sottoposte a chemioterapie, e per cui abbiamo realizzato dei cappellini che potessero coprire il loro periodo di calvizie dovuto alle terapie. Ascoltiamo ora la voce dei volontari dell'Associazione I Folletti Laboriosi. Sapere di poter fare qualche cosa per gli altri mi ha portato a questa associazione e devo dire onestamente che mi ha aiutato anche molto a livello personale, sì, perché è un'esperienza bellissima, emozionante, molto. Intanto noi ci divertiamo, io proprio personalmente mi diverto, c'ho proprio il modo di distendermi, i pensieri cattivi vanno via perché siamo impegnati a contare e fare, e poi dopo c'è gente che apprezza e siamo soddisfatti. Tutto è partito con un hobby, il condividere del tempo insieme, poi l'hobby si è trasformato in dono e impegno di vicinanza per gli altri. I nostri progetti sono rivolti, sono a servizio del prossimo. Per il giornale di Trani, Tonino La Calamita.